Allora, prossimo, secondo santuario. Perfetto. Finora niente morti. Meglio che sto zitto. Ho la collana, una collana fortunata in addosso. Speriamo che conferma. Allora, ecco come funziona qua. Primo nucleo. Con la barra dello yokai, non barra dello spirito, non so come cazzo descriverlo. Praticamente possiamo utilizzare i nuclei anima, che sono i cuori, diciamo, dei demoni. Per potenziare. Come dice? Per potenziarci. E per utilizzare le abilità, praticamente. Costano barra del demone, quella che usiamo anche per fare i contrattacchi. Non ti evoco proprio nessuno. Qua probabilmente possiamo verificare DLC. Elmo del demone incarnato. Testa forgiatura del demone incarnato. Wow. Ma tutti adesso? Posso cambiare in aspetto di Williams. Sì, me l'aveva detto. Me l'aveva detto Anjin di poter recuperare la roba. Di poter diventare di nuovo William. Questa è tutta roba nuova. E questa è tutta roba del DLC. Che non posso vendere? Demone incarnato. Vabbè, ma non penso che lo utilizzerò. Non perché non mi serva. Non sia utile, ma perché non lo voglio usare. L'ho fatto, la stessa cosa l'ho fatta con. Ma che poi che cos'è? Armatura leggera, media, pesante. Ma anche perché non mi interessa. Cioè, non è che non mi interessa. Preferisco farli senza che cosi, senza equipaggiamento. Ok, la tragola che fa? Velocità oggetto. Pietra spirituale. Ah, velocità oggetto spirituale. Suco, Sudama, fiasca. Ah, questa è nuova, questa l'ho presa. Ah, ci sono i vari accessori. Tutti questi li dovrò mettere via perché saprei dove cazzo ficcarli. Questo serve per potenziare i propri cosi. Per aumentare la barra delle cose. Armi a distanza non ne abbiamo. Oggetti. Nucleo, ok. E apprendi abilità per samurai, ok. Passo a qui, prendo questo. Ok. Vabbè, questi sono tutti i tutorial. Ok. Vabbè, li dovrò buttare o fare qualcos'altro. So che posso evocare il visitatore, non lo voglio fare. Infatti, vedi, com'è andato online, mi sei rincoglionito le cuffie. Scusate se avete sentito un frastuono assurdo nelle orecchie. È dall'altra parte. Ok. Andiamo avanti, che sono già 30 minuti che sto facendo. Io non ho risolto un cazzo. Vabbè, ma due video ci escono, ragazzi. Per forza. Non è possibile finire tutto in un video. Allora, per fun far funzionare lo spirito, mi pare, è così. È rimasto incastrato nell'albero. Vabbè, hai rotto i coglioni. Questa roba ti zappa. Senza andarci tu. Cioè, si è incastrato 3 volte nel ramo. Dai, dai, dai. Lasciate un mi piace, ragazzi. Lasciate un mi piace per queste grandi scene di gameplay proprio. Dove le vedete questi grandi gameplay? Dove li vedete? Dove li vedete? Allora, posso aprire questa porta qui. Ma la porta si è chiusa. Ebbè. Ah, mi serve una chiave? Ho paura ad aprire, a toccare questo coso. Cinta del fante. Vabbè, il fante però è pesante, quindi non lo voglio. Voglio medio. Non so un mago cosa potrebbe equipaggiare, però. Qua c'è quell'oggetto. Ah, ecco la shortcut. Posso buttare giù questa. È un'altra pietra, ma sti cazzi la pietra. Sti cacchi. Chissà se il mio spirito guardiano, cioè che è Isonade, perché non puoi chiamarlo in un'altra maniera e dargli l'aspetto di Isonade, ha una nuova abilità. Ha sempre la stessa abilità di poter vedere i nemici. Isonade c'aveva che con tot di spirito. Merda.
Tirai tutti addosso? Ok, no. No. Non si fa mai questa cosa, ragazzi. Non si attirano tutti. È che vorrei avere un'arma, ma non ce l'ho. Un'arma a distanza, non c'ho l'arco. Se avere un arco? Un fucile, qualcosa? Dei sassi? Sassi ce l'ho. Aspetta, forse ho un'idea di come far fuori quell'arciere senza dover prendere un arco. Almeno provaci a prendermi. E dammi un arco! Ma porca trota. Eccolo! Poi questi sono una cazzata. Qui mi dice sempre una cazzata a fare fuori con l'arco. Beh, tutti gli umani in realtà sono facili da fare fuori con l'arco. Merda. Aspetta, aspetta. Perfetto. Ah, laggiù non so. Cos'è? Ah, uno spirito buono. La possibilità di evocare da un tizio un alleato buono. Questo lo devo prendere così perché sennò. Questo lo vedo bello tosto. Ovviamente non è da solo. Ho capito come funziona nel rampino. Si chiama rampino quella tecnica. Non so perché, ma vabbè. Cioè, è simile al black step. Ah, ma ce n'è uno pure anche qua. Che è uguale. Dovrei cambiare questa. Questo è Nodachi. Bizen Katana. Questo va bene, dai, 54. Aspetta, no, ce n'è una 73. Ah, no, questo è Nodachi. Mazza quanti Odachi? Com'è? Vabbè, sì, siamo nel 2, non è il primo. No, nel primo non ce n'erano. Ce n'erano due tipi e basta, praticamente. E una leggendaria, se non sbaglio. Leggendaria, vabbè, una rara. Spada Rahiri. Ah. Perché ti sei suicidata? Non aveva senso. Non era. Non c'avevi senso. Oggi non so scrivere, ecco. No, sto avendo uno movimento spastico nelle mani assurdo, ragazzi. A parte che mi sta andando a puttane. No! Merda. Ok. Mi sta andando a puttane l'occhio. Gli occhi mi stanno andando a puttane perché sto troppo tempo a sto coso sulla console, quindi. Allora, tu sei facile. Shottato. Un po' meno che ti vedo bello tosto. Cambia pugnale. Ma cazzo, c'aveva l'elmo. Aspetta. Preso. Seppe voluto fare il tisto meditore. Mi è sempre piaciuta la falce come arma, solo che. O era un'arma del cazzo in molti giochi. Stava a provare a fare la presa, sto maledetto. O era un'arma un pochino strana, tipo.
C'ha solo dei parametri particolari, cazzo ne so, oppure c'ha tipo, è utile solo per avvelenare o fare sanguinamento, una cosa del genere. Mentre, oddio, questo c'ha le accette, merda. Le accette sono come i tonfa, maledetti. Infatti, ah, forse ho capito perché non mi faccio un cazzo. Mamma mia. Vabbè. Non mette giù la guardia mai, eh. Il problema è che anche... I'm dead. No, ok. Le accette sono tremende perché sono come i tonfa. Chi si ricorda i tonfa del primo? Ma un po' meno tecnici. Sono più di attacco pesante, tipo, una cosa del genere. Allora, qua ci stavano due tizi che ho ucciso prima. E vado a raccogliere la roba. Ancora non mi si è caricato lo spirito, che vuol dire che hanno reso più difficile ottenerlo. Che cazzo è sta solo? Ah, uno di quelli. Non penso di fare un livello. Ah, forse è dentro. C'è anche un cosetto. Ce la faccio a farlo? No. Ah, non c'è servito. No, sono andato avanti e manco me ne sono accorto. Come maestro pescatore? Ah, mi aspettavo che ci avessi una là. Giuro, mi sono rimasto un po' di merda perché mi aspettavo. Col cazzo. La lancia è così. La lancia è così, purtroppo. Ti fa cadere. Cioè, allora, gira su se stesso e poi passa dietro l'avversario. La lancia funziona così. Dove sei, piccolino? Ti sento, ma non ti vedo. Allora, questi blu sono praticamente gli alleati. Praticamente, potete evocarli grazie alle tazze gioco che ottenete sia dagli spiriti che a volte da trovarle. Penso di non farlo finché proprio non è necessario. Perché voglio provare a farlo il più possibile da solo. Anche perché l'ultima, vabbè, nella demo finale è anche, la demo finale è anche vero che stavi affrontando un boss che non conosci. Il gioco che non sai. E io ho affrontato quel gioco da solo. Poi, cioè, a un certo punto ho detto: ok, chiamo qualcuno. E ho chiamato un NPC qualsiasi che mi ha fatto più che altro da tank, diciamo, mi ha attirato l'attenzione del nemico. Cioè, quello io uso gli NPC più che altro, non è che per i danni. Ah, i danni di cattura sono pesanti. Allora, devo andare a prendere quell'oggetto. Ma come si fa? Ah, poi posso scendere là. Ah, sì. Un'altra katana. Vediamo se è come nel primo. Oh. Ci sono rimasto male. Nel primo potevi rompere. Potevi buttare giù il secchio del pozzo per far apparire roba. Allora. Voglio andare dentro il suono del Kodama. Però mi sa tanto che da dentro c'è sta qualcosa. Vorrei avere lo spirito prima di affrontare qualsiasi cosa sia in quella nebbia. Però potrebbe essere anche una semplice scimmia. Quindi potrei farcela. Ma che il maledetto potrebbe essere sia. Vabbè, è saltata la connessione. Che novità. Ma ci sto a campare così con sta connessione. È una rottura di scatole sta connessione, raga. Non so più che inventarmi. Non è colpa mia, quello non è colpa mia perché tipo il cellulare va bene la connessione. È la console che non ce la fa. Per questo non faccio, non sto facendo più live praticamente. Non ci riesco. Cioè, non è che mi crasha la connessione della console, cioè più che altro. Mi crasha la connessione con coi server. Con i server di tutto, cioè tipo YouTube, mi salta la connessione di Twitch, con i server, anzi nemmeno perché alla fine
Le live vanno, a parte quelle di Twitch. Ma dove sta sto? Dov'è sto Kodama? È vicino. Molto vicino. Non so dove sia. Cioè, prendi Kodama e serve perché devi prendere. Ti potenziano gli effetti delle benedizioni. Forse è più avanti. Può essere. Ma io lo sento qua. Beh. Wow, qualcosa non distruggibile. Può essere che è davanti. Vabbè. Oh fuck, il primo Oki. Wow! Che cazzo è sta cosa? Oh, c'è una nuova mossa. Ok, vabbè. È preferito schivarlo. Aia. No, non mi devo curare. Come al solito sono tremendi comunque. Oh! Vabbè, dai! Sta pedata di merda. Ma che cazzo? Ma che lungo c'hanno? Vabbè, io sono morto. Dai, raga, ma non mi potete far morire così, però. Pure io, perché non passo in punitura bassa, che è più facile? Questo è il nuovo contrattacco che possiamo fare contro gli Oni. Quello è il nuovo contrattacco che possiamo fare con gli Oni. È una specie di pugnale. Prendiamo il pugnale e lo pugnaliamo. L'ho visto una volta soltanto durante il DLC. E durante il da demo, che DLC. Ok, questa è più potente di quella che abbiamo. Perfetto. Dovrei anche essere in grado di prendere un punto abilità. Perfetto. Vabbè, qua bisogna aumentare. Allora. Equa rappresaglia. Io questa la farei. Però mi sa che è una cosa tipo all'istante. È snappy. Quindi devo essere io attento. Qua ci sta, beh, le varie cose. Ok. Quanto sto registrando? Ferma un attimo, allora, continuiamo. Sento continuamente sto Kodama da qualche parte. Lo troverò prima o poi. Però cosa buona è che adesso qua c'è già il santuario. E quindi posso recuperare le... No, non sta qua il santuario. Dove sta il santuario? Ah, ok, no, eccolo qua. Posso recuperare gli Elisir, oltre che salire di livello. Butto sempre magia perché voglio fare la magia. Però se non mi danno però l'abilità, magia è inutile. Di momento penso costituzione per aumentarmi un po' la salute. Posso fare offerte per ricevere, per aumentare punti e ce le faccio magari. Allora, tengo intanto un'arma di ogni tipo per il momento. Quell'arco è più potente di quello che ho. L'acido di chiamato la tengo, questo è il butto. No! Le doppie katane mi servivano, vabbè. Bazar Kodama. Vabbè, Bazar Kodama serve per prendersi gli oggetti, praticamente. Riceve. Esce equipaggiamento, aumenta la rapidità, mettenuti. No, va bene gli Elisir perché in teoria mi servono. Non penso di avere abbastanza. No, possiamo andare. Cambia spirito guardiano. Ecco, voglio vedere un attimo lo spirito guardiano. Simula uno squalo. In realtà è un tipo di Tatari Gama. Gami, scusa, mi chiama Malevola. Offre benedizione a quello che lo venerano. Wani significa coccodrillo, quello lo so. Ho un orca che in seguito a assumere uno scuola manifestarsi. Danno chi attacco forte. Questo
quello è il simbolo di forza e cos'è? Forza e forza e abilità. Ma come forza e abilità? Ma che combinazioni? Allora, quel Kodama probabilmente quello che sentivo da lontano era probabilmente. Aspetta, ma qua ci sono passato? Eh sì. Lo sento qua sto Kodama, da qualche parte sta. Eccolo qua. Perfetto. Ancora lo spirito è chiuso, eh. Probabilmente lo spirito ce lo dà direttamente al boss finale. Al boss finale, che sto di. Al boss del livello. Come? Come Bloodborne? C'è sta la gente nelle case. Che cazzo stai a dire? Ma non sei da solo. Quella non è una persona. Sento un altro Kodama. Vabbè. Doppia Adachi, grazie. Mi serviva un'altra katana. Doppia katana. Che sei? Ah, c'ha l'Audaci. L'Audaci è tremenda perché ti sfonda la guardia e c'ha abbastanza agevolazione del. Rispetto all'Asha che è pura forza. L'Audaci ti punisce perché ha un raggio d'azione abbastanza ampio e soprattutto te spacca la faccia come l'Asha. Però ha lo stesso problema dell'Asha, ovvero che ti consuma tanta stamina. Aspetta, c'è un arciere là. Mamma mia, sono rimasto il cecchino di una volta. Non ho capito cos'è quel simbolo che appare. Vabbè, per il momento sono solo banditi. Che sono banditi. Ciao, piccolino. Ciao, bel. Pa sembra giapponese, ma non è giapponese. Non so capire. Non capisco. Questo con un. Arco, livello 70. Ho qualcosa di medio? A parte questa qua che è DLC che non lo voglio usare. Capricapo degli irregolari. Ah, era quello del Fante. Il Fante Ronin esploratore. Ronin. Io sono un Ronin in realtà. Chiaramente sì. Tutti quelli che non so. Come dice. Ninjutsu. Ah, quella del Fante è da ninja. Ok. Tutti coloro che non sono associati a un signore usano la spada. Se si ritengono samurai, se non sono segnati a un signore, se non sono samurai, sono Ronin. In teoria, la regola è quella. I Ronin sono anche i samurai quelli che hanno perso l'onore, non servendo il proprio padrone con. Oddio. È il massimo questo. Questo lo devo fare vedere a mia madre. Mia madre mi rimane più male. Guardalo come gira! Oddio. Oddio, dove cazzo. Ah, no, salivo da là. Questo in teoria dovrebbe aumentarmi. Volevo nel santuario, allora. Oh. Oh no. Si era incazzato anche. Ah, siamo in. Allora, questo praticamente. Questa cosa. Questa. Come si dice? Spirito. Questa cosa. Ruolo spirituale. Che praticamente. Sembra una specie di. Zona spirituale, praticamente. Ah, sei tu, porca troia. Non si può fare a caso della contaminazione. Sì, lo so, devo colpire le parti che brillano. Questo, per esempio, nel DLC mi ha. Nella demo mi ha sorpreso una cifra perché.
Non sapevo cosa fare, non avendolo mai fatto. Cioè, cazzo. Praticamente questa è una zona dimensionale particolare che è diversa dal mondo normale. È dove gli yokai sono più potenti e gli uomini di meno. Come vedete, la mia regenerazione non si recupera il mio ki. Non recupero ki praticamente più velocemente. Che ha detto? L'unica maniera è aumentare un parametro specifico. Che non, al momento non posso ottenere perché devo andare avanti con la storia, se ho capito bene. Oh, medicina erboristica, non è buona questa cosa. Metto pure questo. Cosa bella è che noi vediamo gli spiriti, vediamo le corna, no? Perché siamo in un mondo di yokai in questo momento, quindi siamo, si attiva il nostro potere. Ovviamente, cioè, ci sono vari trucchetti in teoria per evitare questa storia del... Le casse non si aprono perché bisogna far fuori prima tutti gli yokai. O il cristallo, perché nella demo c'era il cristallo. Mentre qua immagino bisogna far fuori tutti gli yokai prima. È diverso questo. Sì, è un po' diverso. Meno male. Ok. Concentrato. Schiva tutto, quello che puoi parare proccalo. Solo che loro ripistano anche vita. In questo rino sono potenziati in maniera che ripistano anche vita. Cosa fa? No! Sono morto. No, no! Ok. Fai un attacco esplosivo, me. L'ho mancato. Non vi fate colpire da... Yes! In realtà sarebbe dovuto partire un attacco speciale, ma funziona solo a volte quando proprio conti all'ultimo secondo. Chiave del santuario occulto. Ok, qua dovrebbe essere scomparso tutto. E abbiamo anche lo spirito. La candela dell'evocatore, buono. Cinta dell'olio Riki. Corazza del Fante. Non mi ha dato il suo cuore. Vabbè, meglio così. Ok, sono tornato di Elisir. Penso di poter fare un livello. Facciamo un livello. E penso siamo arrivati alla fine della missione. Perché se è così vado al volo in pancia. Allora, il punto è che un po' un peccato che quando io aumento i danni dell'arma, per esempio, non c'è un'altra statistica che aumenta l'arma. Sì, l'abilità per due, con due. Quindi scala in abilità la falce, invece è detto una cazzata. Come lascia in energia quando in realtà chiede forza. È così? No, B più attacco, magia, C. Cosa è quello del cuore? Cosa rigami la roncola? La roncola? Ma la roncola è un attrezzo. Vado al volo in bagno e arrivo subito.
Scusate. Sì, secondo te che vuol dire? Ah, Rieccolo, scusatemi, scusatemi, scusatemi. Devo andare in bagno assolutamente. Probabilmente si è anche sentito lo scarico. Allora, armatura leggera, fa 50. No, non mi interessa. Questa roba la devo buttare. Volentieri, adesso la butto. Cinta dell'Oriorichi. Uè, buona. Però è pesante. No, chiede troppa energia. Chiede troppa energia. Un altro accessorio. Rosario, ok. No, non vorrei usare gli oggetti del DLC perché sennò poi c'è il rischio che mi accusate di fare cose. Ora, rapidamente, butto tutto ciò che non mi serve. Butto anche quest'altro, non mi servono. Magari questa me la tengo. Non posso buttare le... Abbiamo ottenuto tutti gli spiriti che positivi possiamo? Boh. Non posso buttare le... come si dice? Le armature. Forse devo andare al fabbro. Il fatto che mi si sta illuminando il pugnale mi butta segno, però. Dai. Ah, vabbè, dobbiamo ancora affrontare un paio di tizi qua. C'è ancora tempo di morire, voglio a te. Tra l'altro, voglio farvi notare una cosetta. Avete presente? Avete visto che praticamente alla barra degli yokai c'è sta. Quando lo colpite. Quando li colpite. Si esaurisce man mano, si taglia piano piano. Ah, ecco perché. Brilla il nostro. Pulsa il nostro pugnale! Pulsa! Non puzza, pulsa. Senza pulsare. Sono le mie ciabatte. Eccole qua. Guardate, c'ho freddo i piedi. Bello. Mi piacerebbe tanto andarci a vederli in Giappone. Sono due piante che mi piacciono tanto in Giappone: ciliegi e gli aceri. Perché ogni volta siamo orribili, così orribili siamo? Ah, cavallino. È Agro che mi sta venendo in vendetta? Come te lo posso spiegare? Cacchette cui! Ma Mezzucci! Sì, perché quello col toro si chiama Mitsuchi. No, non adesso. Presto. Buoni danni! Oddio, che cazzo è sta roba? Sono vivo. Sono vivo! Non so come, ma sono vivo. Oh cazzo, passano attraverso gli oggetti. Oh cazzo, alzati! Sapevo che c'avevi un attacco del genere, sei un cavallo. Sei una persona tipica. No. Vabbè, ce l'ho fatta in realtà a pararlo più o meno. Però non devo. È che sta cosa è a distanza, quindi devo fare così. Mi basta la barra. Yes! Io posso fare così perché gli ho tolto tutta la barra. E adesso sono cazzi perché entriamo nel suo regno. Ah, può fare solo un colpo. Ah, è come se usasse l'ascia. Mi vorrei trasformare a un posto, non voglio. Troppo presto. C'è il rischio che. Devo ripristinare la mia stamina. Merda, è un angolo. Sono morto.
Vivi una di queste? Perfetto. Okay, si rivestirà più velocemente. No, però. Ora non mai più. L'avevo detto, non durava un cazzo. Bella. Ho preso apposta questa forma. La musica. Avevamo perso il controllo praticamente. Si vede che uccidendo un yokai. Sì, sei tu. È un macaco, Will. Non mi fido di te, manco morto. Mi è arrivato anche il cazzo, la cazzo di anima, che culo! Fammi vedere se è una fancione decente. Fancione mermiglio. Bellina. Ricorda come nel caso di portare il colore usato contro misura contro gli yokai. Sì. Tutto contro gli yokai, poi non funziona niente. Ci sono due tipi di katane. Lucigatana e la Mi e la Tachi. Io usavo la Lucigatana se non sbaglio. Sai che non mi ricordo? Mi pare Lucigatana. Vabbè, più potente questo. Dai, calmo. Però ha battuto un cavallo. Uzushi si chiama, Uzushi. Ma siamo sempre il nostro personaggio muto. Hide. Hide? Che vuol dire in giapponese? Hide. Perché? Scimmia. Saru e Shimi in giapponese. Quella però è la forma da demone feroce, non bruto. Che palle. Mannaggia te, Angel, mi hai spoilerato sta parte, guarda. Non è che me l'ha spoilerata, ma ha detto chi ci sa. Cioè, ha detto, può essere detto che invece di spoilerarmi la prova, ha detto tipo potrebbe essere, ma secondo me la sapeva già perché aveva giocato l'altra demo. Ah, quindi adesso abbiamo la scimmia con la separazione dello spirito. Ma non la voglio sto macaco. Dopo di ne. Bello. Vorrei fare un'istantanea, ma non posso.
faccio dopo la thumbnail. Lo sto montando. L'alba di un sogno. Lo so a chi è quello, lo so. Masaru. Di antiestrazione. Di fuoco. Ah. Beh, è stata bella l'uccisione finale con lo con la modalità, ma non mi ricordo, spettro, ecco. Yokai spettro si chiama quella da magica. Cioè, bruto, feroce, spettro. Bruto è quello rosso iperaggressivo corpo a corpo. Feroce è quello rapido che ti fa la schivata. Quello blu. Mentre quello mio è quello spettro. Sembra che in questa guerra perché... Ok, cambia spirito guardiano. Mezushi, fa vedere l'attacco speciale. Tutto qua. Ma aspettavo chissà cosa. Pleiadi. Cosa vuol dire Pleiadi? La barra dei nemici si riempie più velocemente. Cioè, si continua? Ecco, è tipo staccabile? Se è staccabile, OP. Avvelenamento? Bonus anima. Aumenta l'anima quando causi effetto. Vabbè. Oh, continua. Ore no azumeteru resugi ni wa ookina chikara ga atta na. Ikoku ja amurita tomo yobare kuni no ikusa o kimechimau hodo nan da to. Come già detto, siamo nel passato. Ima ya Hinomoto wa chikara ga mono o iu sennan no yo. Io vorrei andare avanti, ma devo assolutamente montarlo a farlo uscire oggi questo. Per le 5 devo montarlo adesso. Daga kono gojise Ayakashiya yatou ga otte inochi ga ikutsu atte mo tara. Soko de udeppushi no tatsu omae mitai na yatsu o sagashite ta tte wake da. Devo mettere l'opzione che non si vede l'elmo perché sennò proprio non si può guardare. Okyaku ni aniko. Tsukiatte kureru daro? Hidenoji. Hidenoji. Cazzo, c'è un personaggio di Hidenoji che si chiama nella storia giapponese. Cosa? Come si chiama? E basta, fammi staccare. Basta con sti scosi. Oh, ok. Ok, ok. Da fumo e fiamme. What? Ok, ok, ok. Allora, non so se ci escono un video su... Non penso comunque. Se sono due video, ragazzi. Sabato e domenica non dovrebbe uscire niente, però, eh. Perché voglio aspettare almeno lunedì per portare avanti il resto. Perché sennò, come avete già detto, c'è sta la possibilità dell'embargo possibile. Tipo che mi possono chiamare per spoiler e quindi mi dicono fermate. O te arresta. No, arrestavo, però ti fanno tipo una multa, ti bloccano il canale. Quindi dovrei aspettare. Se ce ne non ci sta, sinceramente potrei anche giocare. Sabato e domenica gioco assolutamente. Anzi, lo gioco anche dopo che ho montato i video, però. Niente, allora, ci vediamo così, ragazzi, ditemi la vostra su Nioh 2. È la stessa feeling che c'è nel primo, però un po' meglio, diciamo, un po' meglio, no? Un po' più... No, che un po' più... Diverso, diciamo, lo stesso feeling, ma allo stesso tempo è diverso. Niente, ci vediamo così, ditemi la vostra su questo gioco, ci vediamo... Mi ricordo, con un gamepad alla mano si può cambiare il mondo. Mi raccomando, i mi piace e le visualizzazioni. Se no, non si fa cazzo, eh? Bye bye.